Ciao ragazzi, tornando al mio canale YouTube, come sono i segnali oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 14 febbraio 2021. Oroscopo Scorpione di oggi. Domenica di puro relax. La velleità. La vostra velleità oggi è il riposo assoluto e dietro suggerimento dell'acquatica coppietta Luna-Nettuno una lunga mattinata tutta pisolini, colazione a letto e, se c'è qualcuno che vi dorme accanto, coccole a non finire. Tra il dire e il fare però, dice il proverbio, c'è di mezzo il mare, nel vostro caso invece, con una T aggiuntiva, Marte all'opposizione, ovvero tensione sì ma non erotica come avreste immaginato. Un battibecco invalida d'un botto tutte le vostre velleità e l'ambito incontro amoroso si trasforma in uno scontro. Se poi a disturbare l'intimità già messa in forse arrivano anche i pupi e il quattro zampe, saltando tutti sul letto né o peggio la scampanellata di parenti convinti di farvi una bella improvvisata. Per oggi sul sesso metteteci una pietra sopra e andateci abbattando in cucina a mettere su il caffè, caffettiera grande, per tutti. Astro tarocco del giorno per Scorpione. 9 spade rovesciato. Sopravvento di scrupoli e rimorsi. Vi sentirete in colpa per quanto vi è successo in passato o di recente. Tuttavia il vostro comportamento non vi sembrerà alla fine ingiusto. Ma potreste incorrere in altri errori soprattutto a persone che si presenteranno a voi come candide persone, ma in realtà sono pronte a sfruttarvi e a mentirvi. Prudenza e perspicacia necessarie. Fate economia, i tempi sono difficili e potreste pentirvi di non aver risparmiato. Proposte nuove sul lavoro, qualche attimo di ansia perché i cambiamenti vi fanno sempre un po' paura. Ma non avete nulla da temere. Oggi alcune persone potrebbero decidere improvvisamente di chiudere un rapporto di coppia o, più semplicemente, di respingere le pretese di qualcuno che davvero non li interessa. Non sarà proprio un giorno speciale sotto questo punto di vista. I tuoi giudizi e le tue intuizioni saranno ottimi. Prendi decisioni importanti. Eventi improvvisi potranno modificare i tuoi piani. Forte magnetismo. Se siete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro oggi fate in modo da non scoraggiarvi e di insistere. Potreste avere proprio in giornata qualche discreta proposta molto utile per l'avvenire. Avete bisogno di un amore puro e sincero. Ma anche stavolta attenti, e alle false promesse. Oggi datevi da fare per ciò che riguarda il lavoro in genere, Giove è propizio e vi offrirà delle buone occasioni che però vanno sfruttate a volo e con decisione. Siate generosi con gli altri che vi chiedono aiuto. I pianeti sono favorevoli all'amore, dunque cercate di approfittarne il più possibile e di dare una svolta alla vostra vita. Via quei musoni, siate allegri e cercate di avere dalla parte vostra tante amicizie. Alcune amicizie virtuali potrebbero deludervi in modo netto, mettete tutto nel bagagliaio della vostra esperienza e cercate di coltivare meglio e di più i rapporti di amicizia nella realtà. Alla fine sono quelli che contano. Sapete benissimo di poter contare ciecamente sulle persone che considerate amiche, perché sapete che esse non vi deluderanno e vi saranno sempre vicino. Per una volta riservate la giornata di oggi alle cose belle, dedicatevi a quelle che amate di più, e che vi si addicono così bene. Un giorno di netta ripresa, possibili anche cambiamenti di orizzonte in positivo, per esempio nella situazione abitativa, un cambio di casa o un trasferimento. In amore non vi saranno ostacoli e vivrete un periodo sereno e soddisfacente. Profilo dei transiti planetari di questa giornata di febbraio abbastanza positivo. La Luna continua a sorridervi dal segno amico dei Pesci e vi appronta una forma psicofisica perfetta, specie se il vostro compleanno cade nel mese di ottobre e nei primi 7 giorni di novembre. Ottime le indicazioni per la vita familiare e per i rapporti genitori-figli, gestiti con garbo, saggezza, autorevolezza. La situazione sarà molto meno complessa di come pensate, rimettetevi in gioco in ambito amoroso, fatelo ora. Per quanto riguarda il lavoro, troverete nuove soluzioni a problemi e questioni varie. Lo Scorpione oggi e domani dovrà avere una grande prudenza in amore, soprattutto se si frequenta un Leone o un Toro. Sono giorni che ci si sente turbati e ci si potrebbe perfino ritrovare a chiedersi se si ama davvero qualcuno oppure no. Le tensioni di qualsiasi tipo vanno evitate.
Domenica dovrai avere grande prudenza in amore, soprattutto se frequenterai un leone o un toro. Da giorni sei turbato da qualche dubbio, potresti ritrovarti a chiederti se davvero ami una persona, se il sentimento è sincero. Cerca di evitare le piccole tensioni, punto. Provate a trovare un nuovo equilibrio tra il lavoro e la famiglia. Quest'ultima ha bisogno di maggiori certezze, specie da parte vostra. Vi sembrerà difficile inizialmente, ma poi comprenderete quale sia la via migliore, punto. L'importante è sapersi organizzare e riuscire a mantenere sempre pace e serenità. Le vostre indubbie qualità vi permetteranno di riuscire anche nell'impresa più ardua. Non cercate altrove quello che avete già a disposizione, punto. Nulla da ridire sull'abbraccio dolcissimo e ispiratore della bianca signora e dell'immaginifico Nettuno, che al risveglio vi salutano con un bellissimo trigono acquatico. Peccato che da soli non bastino a garantirvi una giornata davvero serena, perché, sotto tiro di Marte all'opposizione e della coppia Mercurio-Venere in quadratura, qualche screzio in famiglia e soprattutto in coppia ci sarà, punto. Preparatevi emotivamente a controbattere, ma senza uscire dal seminato, se tenete alla pace, detto ciò che va detto, chiudete i rubinetti del battibecco e fate spazio all'armonia, perché riguadagni automaticamente terreno, punto. Amore ed Eros, per ripristinare l'intesa, solo temporaneamente interrotta, preparate una cenetta speciale, meglio ancora mettete un disco romantico, magari la colonna sonora del vostro amore che vi riporta alla magia del vostro incontro. Punto punto punto. Raccontare qualche fiaba ai vostri bimbi vi risintonizzerà con le emozioni più dolci, perché le fiabe, ricche di simboli, hanno un potere terapeutico, tutte quante sono la storia di un rito iniziatico che conduce l'essere ancora immaturo a trovare se stesso e la propria vera identità. Punto. Hai cercato nuova energia dalla sensualità di un intreccio scherzoso ed ora che la giovane preda si è lasciata catturare, tu sei stanco, e senti perciò di non volere alcun impegno. Questa sera basterà solo adottare un'abile tattica di seduzione per raggiungere il tuo scopo, punto. Nel giorno della vigilia e della festa degli innamorati, ecco un cantante che rappresenta degnamente l'anima sentimentale del vostro segno. Si tratta di Rafael Gualazzi, nato Urbino l'11 novembre, è infatti uno scorpione. La canzone che meglio si adatta allo spirito affettivo del momento è Calda estate, dove sei? Punto punto punto. Chi di voi abbia ancora il cuore libero si può lanciare oggi in appassionanti avventure senza timore di sbagliare il bersaglio. Plutone, Nettuno, Luna sono tutti al vostro fianco, specie se nascete nella seconda e terza decade. Solo i nati in ottobre siano attenti a non esagerare, punto. Lavoro e denaro, tranquilli in casa a far faccende, ma senza prendervela troppo calda, o a preparare qualcosa di buono da offrire agli amici o a voi stessi quando sentite il bisogno di una pausa di dolcezza. Arte, artigianato e fai da te protagonisti della giornata, specie se, complice il meteo o il timore del Covid, preferite non vedere gente e starvene tranquilli a casa a godervi l'intimità del vostro nido, scelto e arredato con buon gusto e tanto amore, punto. Piccole indecisioni possono rallentare alcuni progetti di lavoro. Non drammatizzare, ricorda che hai dalla tua le stelle. Attendi di avere il campo libero. Per chi lavora in proprio, sono previste nuove idee per la loro professione. Le stelle consigliano di non trascurare nulla e valutare bene ogni proposta, punto. Siete ben predisposti in ufficio oggi, ma piccoli contrattempi, lievi screzi possono incrinare un clima che è comunque basilarmente molto positivo. Il sole contrario vi rende lievemente irrequieti, specie se siete nati dal giorno 10 al 17 del mese di novembre, punto. Benessere, qualche svarione ormonale, ecco perché allo specchio la pelle non appare luminosa e compatta come sempre, magari anche punteggiata di antiestetici brufoletti. Ma ben sapete che si tratta di un problema no temporaneo, una buona maschera all'argilla potrebbe fare al caso vostro, pulisce in profondità ed epura, restituendo all'epidermide un aspetto più serico e levigato. Voglia di dolci fritti e vinello frizzante di carnevale, in dosi morigerate non vi fa male, perciò godeteveli, l'essenziale è non esagerare, punto.
Questa settimana potreste accusare una certa mancanza di energia, cercate di dormire molto e di mantenere un atteggiamento equilibrato a tavola. I dolci potrebbero costituire una tentazione irresistibile, mangiatene pure ma senza esagerare, punto. Per lei, voglia di abbellire la casa con qualche acquisto romantico è piuttosto costoso, ma lui non ci sta, non solo perché non è sentimentale, ma anche perché coi cordoni della borsa è piuttosto tirato. Per lui, come riconciliare il malumore della vostra lei, girata da stamani per un battibecco che ancora non è giunto a soluzione? Mettetevi ai fornelli e sfoderate la vostra arte magica di chef, la lascerete a bocca aperta e meglio disposta nei vostri confronti, punto. Colore delle emozioni, rosso, punto. Barometro dell'umore, variabile, punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.